preferiscono fare azioni di violenza nei confronti della norma costituzionale ed imporre, invece della norma costituzionale, la norma della monarchia assoluta, del Dio padrone. E questa si chiama attività eversiva, né più né meno. Dopodiché 27 ragazzi si suicidano al Bellunese. Chissà perché ci ha lavorato il Gazzettino per costruire i suicidi. Ha sempre esaltato i preti, la loro attività di stupro, la società civile. Sempre. Chissà perché si suicidano. Intanto, andando un po' fuori rotta rispetto alla giornata della donna, ma forse è l'unico modo anche per onorarla un pochino, vi faccio notare che ultimamente sono usciti alcuni libri che stanno tentando un po' di rimuovere quello che è il concetto assoluto della Chiesa Cattolica. Io ne ho visto uno, diciamo così, di sfuggita di questo, ed è quello di Augias, no? La teologia che non racconta il vero Gesù. E poi mi fa molto ridere. Cioè, il pazzo di Nazareth è sempre stato inventato, non è mai esistito, è una bufala. Ma i cristiani sono consapevoli che è una bufala, anziché andare da Ratzinger e dire tu sei un truffatore, sei un delinquente, preferiscono inventarsi, ma forse Gesù era diverso, e allora si leggono i Vangeli, li reinterpretano all'interno delle condizioni di allora e vanno a descrivere un Gesù diverso. No, diverso sta solo nella tua testa, sta solo nel tuo desiderio, sta solo nella tua fantasia, perché il pazzo di Nazareth non è mai esistito, è stato costruito a tavolino solo per la distruzione degli uomini, solo per annientare il divenire delle persone, trasformarle in schiavi, trasformarle in oggetti di possesso. Il pazzo di Nazareth non è mai esistito. Chiaramente hai bisogno di un padrone migliore. Augias, hai bisogno di un padrone migliore. Ti fa schifo il padrone che ti dà Ratzinger, la sua interpretazione. Ti stona, ti stride. Senti che è squallida, infame. Allora hai bisogno di un padrone diverso. E allora vai alla ricerca del giusto Gesù. Ma questo nella storia si chiama eresia. Sempre. Nella storia ci sono stati qualcuno che definiva il Gesù in maniera diversa. E vennero perseguitati dalla Chiesa Cattolica finché, quando uno fu troppo forte, tipo i protestanti, là si massacrarono un po', poi decisero un armistizio. Ma fino all'arrivo del protestantesimo, vabbè, c'è anche gli ortodossi, i cattolici si sono sempre massacrati, hanno tentato di massacrarli tutti, sempre. Tutti quelli che pensavano un Gesù diverso, una situazione diversa. E si chiama eresia. E l'eresia nasce dalla tensione psichica delle persone di avere un padrone diverso, un padrone più buono. Ma voi pensate che alla cultura sia in grado di giustificare il macellaio di Sodoma e Gomorra? Il Dio dei cattolici è quello che nella Bibbia ammazza tutti, ammazza quelli che vuole, ammazza quelli che gli fanno comodo, ordina di macellare i bambini, ordina che quelli che non fanno quello che vuole lui vengano ammazzati. Questo è il Dio della Bibbia. Pensate che un Dio simile possa essere accettato dalla cultura? No. E Ratzinger ci provò qualche anno fa, solo che gli è andata a buca. Si preferisce rubare quello che è il concetto dell'uno, quello che è il concetto di neoplatonici, quello che è il concetto di quell'uno assoluto buono che comunque è attento o è indifferente alle condizioni della vita. E i cattolici hanno sempre derubato quelle che sono state le altre filosofie dei loro concetti. Ma l'unico concetto reale della Chiesa Cattolica è il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Cioè due poveri delinquenti, a descrizione di due poveri delinquenti, che dovrebbero stare solo che in galera, dai stronzati, eppure vengono imposti con una ferocia terrorista a bambini indifesi. Ed è veramente criminale tutto ciò. Cioè noi vediamo le nostre istituzioni offese, denigrate, vituperate
per esaltare il pazzo di Nazareth e il macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, i concetti di uguaglianza, il concetto di libertà, il concetto di fraternità furono imposti militarmente dai francesi durante la rivoluzione francese contro la Chiesa Cattolica. Dovettero tagliare la testa a vescovi e a preti perché loro non avevano il concetto di uguaglianza, non avevano il concetto di fratellanza, non avevano il concetto di libertà. Dovettero tagliargli la testa. E non c'era verso, perché il concetto cattolico di uguaglianza è: tutti voi siete uguali in ginocchio davanti a me, ma io sono il vostro padrone. Questo è il concetto di uguaglianza del cattolicesimo, che non ha niente a che vedere col concetto di uguaglianza della Costituzione italiana. Non ha niente a che vedere con tutto quel sangue che è stato versato affinché le nostre istituzioni fossero qualcosa di importante, anche se dopo, come sappiamo, il trasferimento da quella che fu una società precedente della monarchia alla società repubblicana, purtroppo, non fu una rottura, ma fu un proseguimento. In pratica noi viviamo in una società civile che viene educata nella monarchia assoluta quando ufficialmente vengono manifestati i principi democratici. E questo è il più grande elemento di creazione del bullismo, della instabilità sociale, della devianza, della gente che si droga, dell'alcolismo, di tutti quelli che sono i problemi sociali, tutta quella che è l'emarginazione. Cioè praticamente tutto questo avviene perché la Chiesa Cattolica, organizzata in associazione per delinquere di stampo mafioso, sta lavorando per distruggere la società civile. Questo è il problema della instabilità della nostra società e dei problemi che la nostra società sta affrontando. E la responsabilità è del criminale Wojtyla, la responsabilità è del criminale Ratzinger, la responsabilità è di tutte quelle organizzazioni mafiose che pensano di avere dei vantaggi sputando sulle norme costituzionali e favorendo il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth, cioè la ricostruzione della società monarchica. E questo crea instabilità, crea insicurezza, crea disagio sociale. Bene, 049-600-600-049-600-838, vi ricordo che oggi è l'8 marzo, il giorno della donna. Pronto? Ciao Ivano. Come sei? Insomma. Avanti, una bella tiratina anche oggi. Ah sì? Sì, perché è giusto. No, positivamente, nel senso positivo, perché qui vedo qua oggi nel Corriere della Sera c'è in prima fila per difendere vita e famiglia, intanto, Bagnasco qua, il primo dovere è in prima fila per difendere vita e famiglia, da ieri la guida è attesa per la nota sui Dico, naturalmente... Non metto niente, perché il calcio in seminario e le cene con gli ex studenti, un freddo no, è riflessivo e non ama la ribalta. Adesso che fa come la star, no? La star naturalmente, perché essendo il nuovo donne in carriera, poche senza figli. Essere preparate non è sufficiente, arriva solo chi ha il coltello fra i denti. Questo qua parla appunto sempre di oggi, della Repubblica. Seguirà la rotta di Ruini, ma con meno poteri, così cambiano gli equilibri. Cosa dici tu, Pietro? Dico che purtroppo la Chiesa Cattolica sta devastando la società civile. A prescindere dall'orrore, insomma, che c'è in mezzo a questo, perché che ha distrutto Sodoma e Gomorra, ma non solo Sodoma e Gomorra, che erano due città, secondo me, due città dotte, secondo me, che metteva, che era depravate qua e là,
però altre 5, non so se hai letto bene chi sarà, altre 5. No, ma il problema, il punto è che là è tutto inventato, capisci? Anche sì, tutta questa parte. Sì, a parte quello, sì. Non è che mi interessi molto andare a stabilire quanti erano, mi interessa il concetto. Il concetto, capisci? Sì, l'indicazione dottrinale, che il macellaio solo una Gomorra la uso per definire, è quello che dice: fai quello che voglio io ti ammazzo, se, esatto, se non fai sesso come voglio io ti ammazzo, poi tutto il resto non mi interessa stabilirlo, capisci? Infatti se vede questi giorni qua, gli ultimi giorni, gli ultimi anni, diciamo che c'è un out più evidente, capito? Cioè che c'è un, veramente un ultimatum verso agenti non solo cristiani ma anche altri, tutta la popolazione, se no, se non questa sia e direttive, quello che diciamo, intrecciamo, mettiamo un bastone fra le robe e blocchiamo tutto, certo. Cioè, veramente, dopo che se, tu visto, non so, dunque, quello del lunedì, cioè Repubblica, prete accusato di abusi. Sì, quello è la, ormai è siccome l'ennesimo, no? Sì, sì. Allora anche il Vaticano dice forse è meglio che lo processiamo anche noi altri. Sì, sì. Marco De Sì. Esatto, era quello che ha fatto, il missionario che ha fatto violenza a tutti quei ragazzini in Nicaragua, no? Nicaragua. Sì. Dopo che intanto, e sotto però continua, intanto negli USA anche la diocesi di San Diego, come esatto, le altre quattro prima di lei, ha dovuto dichiarare bancarotta per evitare di pagare. Sì. I resetti per evitare di pagare, prima che fa di porci e dopo evita di pagare. Sì, perché facendo bancarotta evita di pagare. Esatto, viene sequestrare le proprietà. Esatto. Le richieste ammontavano a circa 200 milioni di dollari. È così che si, cioè, prima si mastona violenta le persone e poi le si derubano, sì, appunto, no? Tanto gli eschei, diciamo che nei moschei sono sempre. Comunque stiamo a vedere. Cosa gusto fare? Non mi posso anche predicare, ma tanto. Sì, no, sì, cioè, avuto, una società, no, una società aveva bisogno di ben altre forze che non le mie per riuscire a rimettere in sesto alcune cose, ma soprattutto sarebbe necessario che chi ha consapevolezza imparasse a capire quanto una singola persona è importante. Esatto. Cioè, secondo me, cioè, non so, insomma, basta guardarmi anche in giro, mi ami, su un paesetto piccolo, però da guardare in giro, cioè, mi sembra tutti quanti zombie, in battonini su, non so, non c'è almeno parlo con nessuno, perché non ti puoi, cosa parlare? Non esiste, insomma, intrentavare un discorso questo tipo qua, sì, un marziano, capito? No. La seconda sì, è cosa... Cosa deve fare? Hanno devastato tutta la società, cioè tutto quello che sarebbe stato possibile lo rendono infinitamente faticoso, capisci? Esatto. Ed è grave la faccenda, eh? Che dei piccoli spirali, diciamo, dei piccoli spirali all'orizzonte, che c'è qualcosa che insomma si vede, ma... No, qua e là avvengono delle rivolte, no, ma anche come persone, no? Cioè visto le persone che riaffermano se stesse, però vedi che come succede tentano sempre di recuperare le altre parti in modo di impedire che si trasferisca fra le persone. Oppure vengono fagocitati dei gruppi, quando si aggrega dei gruppi, oppure, esatto, vengono fagocitati. Esatto. Da uno in borghese mette in... Sì, ma vengono anche schematizzati, no? Cioè messi nella casella e si dà il suo posto. Esatto. Come la stessa roba che ha fatto su San Francesco, ti ricordi tu quando il Papa ha detto che ha avuto un'illuminazione, che ha capito che là che voleva uno così. No, ma il problema è che quando hanno usato quell'imbecille, perché è un imbecille, hanno macellato tutti gli ordini mendicanti che stavano diventando massicci. E chiaramente a un certo punto gli ho detto, bene, poi mi occupare di tutti, bisogna che li usemo. Esatto. E l'altro va l'uomo da usarli, no? Infatti era un criminale Francesco d'Assisi. Cavolo, senti, tu essendo con una crociata, e non se mi andato solo a pregare e chiedere per favore, andato solo con le spade, con le lance, andato solo a fare. Va bene, dai, mamma. Tiriamo in assi, va. Ci sentiamo. Ok, ciao. 8 marzo, giornata della donna. Le mimose
Si racconta che quando la gente passò a vedere le donne bruciate dalla fabbrica, ci fosse un albero di mimose fiorito e la gente staccò i fiori gettandole là dove le donne erano state bruciate vive. Ma bruciare vive le donne è sempre stata un leitmotiv del cristianesimo e del potere rappresentato dal cristianesimo, perché non tutto il potere è cristiano. Ma il potere più feroce e assassino, quello che impedisce agli uomini di costruire il loro futuro, è sempre cristiano. Dallo schiavismo, dal traffico degli schiavi, dal impedire alle persone di usare la scolarità, da impedire il voto alle donne, da impedire tutti quelli che sono stati i diritti civili, c'è sempre stata la Chiesa Cattolica che li ha fermati, che gli ha messo gli out, che ha costruito vere e proprie orde di terrorismo. Pronto? Proprio per impedire alle persone di avere la loro libertà, di sentirsi persone sociali, perché alla fin fine esiste anche questo come problema, il fatto che noi ci dobbiamo sentire di questa società, di essere parte della società in cui viviamo, ed è importantissimo sentire la società dentro di noi, che noi siamo la società. Ma finché ci sarà l'imperativo cattolico che ti trasforma in bestiame, cioè che ti trasforma in un oggetto di possesso, tu non sei parte della società, ma sei un estraneo. E allora puoi fare anche l'eversione nei confronti della società, puoi anche mandarla a catafascio, puoi anche spacciare eroina, puoi anche distruggere le strutture sociali, proprio perché la Chiesa Cattolica ti ha costruito psicologicamente in un estraneo alla società, in un oggetto che lei vuole usare, ma le tue pulsioni di vita spingono verso la vita, ti rifiuti di essere un oggetto e ti ribelli, e di là avvengono anche tutti i movimenti anche di distruzione sociale. Ma sono costruiti dalla Chiesa Cattolica proprio per criminalizzare le persone, per poterle distruggere. Ed è questo che noi non ci rendiamo conto, o meglio, alcuni se ne rendono conto e le usano opportunamente, come questo psichiatra di cui vi ho parlato. A lui ciò che provoca la depressione delle donne, la depressione postparto, non interessa, anche perché dice, in fondo a me come faccio ad affrontare una cosa del genere? Dovrei cambiare la struttura sociale. Tanto vale che organizza una squadraccia di assistenti sociali che vanno a massacrare psicologicamente le donne in modo da convincerle che sono delle brave madri e essere attente che non buttino i bambini fuori dalla finestra o che non si suicidano o che non pigliano coltellate il figlio. Cioè, io dice, posso fare solo che questo? No, puoi fare anche qualcos'altro, solo che hai rinunciato a farlo. Preferisci fare questo perché con questo vieni pagato. Ma proprio perché fai questo vai a danneggiare la società civile, vai a limitare quella che è la tua azione. Questo danneggia quello che fai. Ed è grave che tu faccia questo. O meglio, è grave che tu faccia solo questo. Perché il resto non sei in grado di farlo. Ed è gravissimo, perché ricordatevi che ogni elemento di libertà femminile nella società è un elemento di libertà per l'intera società, perché la società è data dalle donne ed è data dagli emarginati. Pronto? Pronto? Dica. Buongiorno. Cristiano De Deville. Mi dica. Credo che tu sia il più grande spot pubblicitario per la Chiesa. Ok. Hai capito? Ciao bello. Più le insulti. Va bene. Comunque, questo è importante. È importante che noi riusciamo a essere consapevoli che la società è fatta di uomini, è fatta di noi e per noi. Una persona è importante perché la ricchezza è la persona. E se noi ci dimentichiamo quanto sia importante la ricchezza e ci dimentichiamo che la ricchezza è data dagli uomini, perché se gli uomini non usano il denaro non serve a niente. Se il denaro non si riferisce ad oggetti, non scorre nella società, non serve a niente. Allora è importante che noi riusciamo a comprendere che noi persone siamo importanti. Pronto? Pronto? Sì? Claudio. Dici. Sì, ciao, sono Lorenzo. Ciao, dimmi. Beh, intanto complimenti sempre, ogni volta per la tua trasmissione. Anche perché... siccome ne hai tanti contro è sempre giusto dire grazie. Ascoltami, dimmi. Siccome sto facendo un po' di riflessioni anche per conto mio, ti avevo scritto qualche volta via mail,
secondo me tutte le religioni, tutte le filosofie cercano un po' di costruire la società, cioè di dare delle regole alla società. Mentre diciamo io facendo un percorso, studiando anche la filosofia tolteca, maya, quindi di origine centroamericana, loro dicono che dentro di noi abbiamo già la nostra natura che ci porta all'aggregazione, all'amore, diciamo, ad esprimere amore verso il prossimo. E quindi diciamo se tu vivessi a livello, se noi fossimo liberi di poter esprimere ciò che veramente siamo, costruiremmo già di nostro una società per cui non ci sarebbe bisogno di della Chiesa Cattolica o di altre filosofie che impongono un ordine per cui ci sono dei valori e tu devi porti sotto questi valori, insomma. Non so se mi sono... Sì, ho capito quello che tu vuoi dire, ma in effetti noi come pagani, siccome non vogliamo, non abbiamo nessun modello della società, no? E non sappiamo nemmeno quale sia il modello esatto di uomo, esatto. Perché quello che noi abbiamo scoperto sono delle cose notevoli e non sappiamo potenzialmente dove può arrivare l'uomo, esatto. E allora elaboriamo il concetto secondo cui vanno rimossi gli ostacoli alla vita dell'uomo, sia personali sia sociali. Esatto, i sociali sono quelli, anche perché se, da quel che io, almeno da quel che io sto imparando, diciamo, da quel che sento io, cioè noi siamo molto condizionati a livello psicologico e quindi cioè il fatto di credere a una cosa o di non credere a una cosa, il fatto stesso di credere a delle cose, insomma, sì, che pensi che siano vere, ti condiziona, certo, te e il tuo modo di vivere. E infatti guida la tua logica, no? E allora io dico una cosa, se tu invece sei, diciamo, tu magari credi a una cosa perché tu non puoi vivere senza pensare, non so, che io devo mangiare. A qualcosa, certo. Però sei sempre lì attento a, non so, a valutare anche il fatto che si può fare anche in un'altra maniera. Esatto, le implicazioni anche. Essere sempre liberi, sempre disponibili alla novità, a provare, certo, a vedere cosa, se non è così, può essere in un'altra maniera, insomma. Ok, Lorenzo. Va bene. Ti ringrazio. Ti ascolto sempre. Ciao, ciao. Bene, chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento per le ore 19 con Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vado immediatamente con la pubblicità e vi lascio con Liscio di Alvise. Ciao a tutti.